soba mama ya esese soba lupa ya kasa dalla mugongo e. Perché questa marcia da Reggio Emilia, dall'Italia fino a Bruxelles? Questa marcia semplicemente per denunciare quello che noi congolesi chiamiamo un genocidio a Beni. Qualcuno dice una pulizia etnica, questo è già grave di suo. Noi in Congo abbiamo 20.000 caschi blu, noi in Congo abbiamo un governo dittatoriale che vuole continuare a governare all'infinito. Però in Congo stanno massacrando da 2 anni una etnia che si chiama l'etnia Nande a Beni. Ecco, alcuni europarlamentari hanno detto che hanno ricevuto video, foto che dimostrano che lì è in atto quasi un genocidio, una pulizia etnica, ed è per questo che siamo partiti dall'Italia per arrivare alle istituzioni internazionali, al Parlamento europeo, e ricordare loro quello che hanno detto, in modo che possano prendere, noi chiediamo che intervengano subito, perché non vogliamo sentire parlare fra 10 anni di un genocidio a Beni, mentre si poteva fare qualcosa oggi. Noi siamo stati lì fisicamente e siamo testimoni dei massacri e abbiamo portato nel Parlamento europeo una risoluzione che è stata approvata dal Parlamento europeo contro i massacri, per la giustizia, per la pace, per il rispetto dei diritti umani. Noi chiediamo che le autorità internazionali si possano impegnare a mettere fine a tutto questo, a aprire un'inchiesta per portare in giustizia tutti i responsabili, ma vogliamo anche la giustizia per tutte le persone. E chiudo dicendo che, visto la situazione politica instabile, il Congo sta chiedendo anche l'elezione libera e trasparente, ma soprattutto la fine del mandato del presidente Joseph Kabila.